siccità resta un grave problema per la nostra agricoltura. In alcuni campi si combatte anche goccia a goccia, una tecnica israeliana diffusa anche in Lombardia. La pompa aspira l'acqua che viene prima filtrata, poi incanalata verso i terreni, goccia dopo goccia. Il mais riceve così lo stretto necessario per tenersi in vita. La tecnica è israeliana e viene utilizzata anche da noi. Addirittura con un'applicazione, con lo smartphone, si possono gestire tutte le operazioni a distanza. Con questo sistema riusciamo a portare acqua perfettamente filtrata e pulita direttamente alle radici del mais, che sono circa 30 cm sotto il terreno. Benvenuti nell'agricoltura di precisione. In questa azienda agricola di Robbiano di Mediglia, nel Milanese, si coltivano mais e cereali con tecniche modernissime. Grazie a sensori e centraline viene monitorata la disponibilità idrica. Insomma, agricoltura e mercato oramai devono fare i conti con l'aumento della temperatura e la necessaria ottimizzazione del consumo di acqua. L'agricoltura del domani sarà sempre più digitale, l'innovazione tecnologica dovrà garantire maggiori rese produttive e di qualità rispettando l'ambiente. Per questo anche l'irrigazione dei campi dovrà puntare al risparmio. È evidente che nel piano irrigo nazionale ci deve essere una voce sotto l'innovazione, direi un po' meno burocrazia e un po' più di coraggio da parte delle istituzioni per favorire gli imprenditori agricoli.